Sì, ricontinuiamo. Adesso quello che noi andremo a fare sarà creare la spiaggia, quindi andiamo a creare la spiaggia, però comunque dobbiamo dare anche il tempo che si secca. Però la cosa bella è che noi quando andiamo a creare adesso la spiaggia, questo reparto qui verrà poco fittato perché andrà la sabbia. Quindi automaticamente, una volta che abbiamo creato la sabbia, possiamo anche incominciare proprio a fittare. Come vedete qui ci sono queste piccole questi piccoli rilievi, vedete, sono comunque attaccati, adesso logicamente dobbiamo pulire un po'. Praticamente non è importante, perché dopo questi rilievi noi li andremo a fittare di colore nero, quindi automaticamente sembreranno degli scogli che stanno sotto acqua. Quindi fittateli dello stesso colore e poi dopo li andiamo praticamente a fare una passatina sopra di un colore scuro, un grigio, in modo che risultano come se fossero degli scoglietti. Un'altra cosa molto importante, adesso noi per fare in modo di pittare bene la parte della spiaggia dove andranno gli alberi, utilizzerò queste cannucce. Io infilerò queste cannucce che poi oltre alle cannucce noi andremo a mettere una pasta modellante, sarebbe praticamente un gesso, questo viene utilizzato semplicemente per i pittori quando fanno i rilievi, un gesso molto forte quando si secca, comunque poi si secca anche subito, che ha un colore bianco e quindi noi andremo a mettere questo per creare una formazione rocciosa e qui invece poi verrà la spiaggia. Automaticamente noi faremo un rilievo un po' più alzato qui. E per quanto riguarda la spiaggia, noi utilizzeremo lo stesso questa pasta, però la andremo praticamente a mettere bene dentro e quindi poi faremo anche con la pasta che sarebbe la sabbia finta. Vabbè, poi vi faccio vedere tutto. Quindi adesso iniziamo ad inserire le nostre cannucce, le tagliamo fino a un certo punto. Perché le cannucce? Perché dopo l'albero, il tronco dell'albero nella cannuccia entra perfettamente. Quindi noi quando abbiamo fatto il rilievo possiamo praticamente tagliare quel lato della cannuccia che non si vedrà più, perché poi verrà pittato, poi verranno le piante, quindi noi avremo diciamo l'albero che entra direttamente dentro, però comunque alla fine lo stesso verrà anche incollato, è normale. A più tardi verrà incollato con la resina. A più tardi. Allora, come vedete ragazzi, abbiamo messo quindi queste cannucce, che in poche parole le cannucce in questo caso, oltre che l'albero riesce a entrare bene dentro, però comunque dovete immaginare che queste cannucce serviranno per non sporcare gli alberi, perché noi dobbiamo fare in modo che abbiamo già i buchetti per infilare il nostro albero, che poi comunque nei buchetti noi andremo a inserire della resina epossidica, quindi non si staccheranno mai più. Però per evitare di sporcarli con il gesso, con la polvere, con le erbette, e quindi tanto vale la pena fare questo sistema qui. A più tardi. Adesso impastiamo un po' del nostro gesso per pittori e quindi facciamo un rialzino proprio tutto qui, dove andremo a mettere un po' di roccia, un po' di cose, in modo che viene molto più simpatico. Allora ragazzi, come avete visto abbiamo quindi passato e non è stato facile, perciò vi ho detto è meglio fare questo sistema, perché altrimenti sporcate tutto, perché bisogna farlo anche con le mani, quindi è meglio questo sistema qua che facciamo praticamente fino alla fine. Mettiamo qualche pietrina, che sassolino. Qua ancora. Ma dove vai tu? Tu stai in Nazarau? Trun! Mettiamo qualche pietra così.
Logicamente questo è sughero. Adesso facciamo un altro po' di rialzino con... e poi facciamo praticamente la spiaggia, quindi facciamo seccare il tutto, che comunque questa si secca subito, quindi dovete anche lavorare con una certa rapidità, secca subito, sempre quelle 2-3 ore però comunque. E quindi adesso facciamo un altro po' di rialzino qui e facciamo praticamente questa parte qui, vedete? E questa qua per il momento la lasciamo, perché qua andremo a fare praticamente con la sabbia. Allora, quindi adesso aumentiamo un po' il rialzino, in modo facciamo un po' qualche millimetro un po' più alto il rialzino, scendiamo man mano, ok? Allora ragazzi, adesso prima che continuate, prima che si secca e tutto, con un pennellino bagnato passate sopra in modo che si stende meglio il prodotto. Quindi leviamo tutte queste, vedete, tutte queste imperfezioni, facciamo già diventare liscio. Bagnatelo spesso in modo che... anche farlo qui in modo che avete già bello steso tutto. Logicamente io ho usato la spatola perché in questo caso qua dovevamo praticamente stendere, no? Là per esempio no, perché voglio l'imperfezione, deve simulare un po' le rocce, invece qui dobbiamo far simulare la spiaggia, quindi automaticamente facciamo diventare più liscio. Questa è un'operazione che si deve fare prima che si secca. Guardate tutti i buchi. Poi logicamente una volta seccato, se a voi non piace, potete aggiungere altro gesso. Questo è un gesso sintetico, cioè non è gesso normale, perché questo è un gesso che non si spacca. Questo gesso normalmente viene servito per fare la preparazione delle tele, che l'artista, il pittore, quando dipinge non dipinge sulla tela direttamente, ma deve fare una preparazione che rappresenterebbe poi questo tipo di gesso. Non proprio questo, perché questo qui è principalmente indicato per fare dei rilievi. C'è l'altro gesso che viene poi utilizzato per... l'altro gesso che noi utilizziamo per fare gli impasti per esempio, che noi abbiamo fatto delle rocce, quello è un altro tipo, quello è il gesso che viene utilizzato in genere dai pittori, non è questo. Questo però serve per fare dei rilievi. Come l'altro gesso adesso in questo momento per me è troppo liquido, avevo bisogno di un qualcosa che era più denso, più a pasta. Fatto questo rialzo semplicemente perché così noi possiamo aggiungere più acqua, più resina, scusate.
Voilà. E in fin dei conti voi potete anche stesso adesso passare il gesso liquido, però comunque io vi consiglio sempre di far seccare prima una cosa e poi di passare all'altra. Come vedete qua si è sporcato, vedete? Non me ne sono proprio per niente accorto. Ciò vi ho detto che questa qua è un'operazione che bisogna fare, che è molto delicata, perché abbiamo già fatto le rocce, quindi non è che dobbiamo metterci poi un'altra volta. Allora ragazzi, abbiamo finito questa parte qua, mo facciamo seccare, adesso puliamo un pochettino e incominciamo a mettere il nostro colore blu oceano. Allora ragazzi, un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire, che voi potete anche pittarlo già il gesso, ossia quel tutti e due i tipi, potete anche aggiungere del colore acrilico per avere già un fondo di base di un colore che voi desiderate. Io non l'ho fatto, però si può fare, non è un problema. Allora, adesso incominciamo a passare il nostro blu. Che blu passeremo? Il blu oltremare, che è un bel blu che si avvicina più o meno al violetto, e perché questo qua deve dare la sensazione della profondità. Normalmente quando si deve dare la sensazione della profondità, al blu si aggiunge anche il nero. Praticamente si passano tutti e due i colori senza mischiarli, perché creano un effetto di profondità. Diciamo che può valere in un altro quadro che noi andremo a fare, perché un altro quadro che noi andremo a fare, faremo tutta una spiaggia qui e solo il mare, senza pesci, sempre visto dall'alto, perché voglio caratterizzare la spiaggia con le onde. Quindi infatti lì non avremo bisogno di 10 cm, di 5 cm di resina qui. Quindi automaticamente verrà anche molto più semplice come lavorazione. E in questo caso non lo mettiamo il nero, semplicemente perché il blu alla fine noi andremo a metterlo da tutte le parti, però il blu alla fine si vedrà solo in alcuni punti, il blu intenso, che sarebbe il mare aperto, perché siccome qua sono delle isole ravvicinate, noi andremo a creare i colori verde smeraldo, verde acqua, quindi andremo a creare i colori che normalmente si notano vicino alle isole. Quindi il blu intenso alla fine noi andremo a passarlo tutto per dare una sensazione di profondità, però il blu intenso normalmente si vedrà solo da questa parte, perché qua andremo a mettere lo squalo per dare la sensazione proprio della profondità. Ok? A più tardi. Voilà. Allora ragazzi, come notate, ovviamente il discorso è completamente differente da quello di prima. Allora, noi abbiamo fatto una sola passata, facciamo seccare bene per un paio d'ore, in modo che andremo a fare la seconda passata di blu. Il blu deve essere molto molto carico. Ok? Quindi la prima passata che voi fate, fatela un po' acquosa, in modo che penetra da tutte le parti, nelle piccole fessure, degli scogli, eccetera. La seconda invece che fate, la fate un po' più pesante, con meno acqua possibile immaginabile. Quindi poi tra una sfumatura e altre che faremo, bisogna passare il trasparente. Ora per esempio finiamo con la seconda passata del blu, aspettiamo che si secca e si passa il trasparente, e aspettiamo che si secca il trasparente per poi creare le altre sfumature, e quindi a ogni sfumatura che noi andiamo a mettere poi aspettiamo che si secca e mettiamo il trasparente. Perché questo? Perché il trasparente, oltre a proteggere la pittura e la fa diventare lucida, dà anche una sensazione di profondità, perché voi dovete immaginare che il trasparente è come se fosse una pellicola che voi andate a mettere sopra questa pittura. Quindi la sfumatura dopo viene fatta sul trasparente, non sulla pittura qui normale. Quindi in automatico, quando viene fatta sul trasparente, la sfumatura sembra tridimensionale.
A più tardi. Voilà ragazzi, ed ecco che iniziamo la seconda passata di blu oltremare. Allora ragazzi, abbiamo fatto la seconda passata di blu d'oltremare, bella densa però questa volta, non liquida, e voilà, quindi dobbiamo aspettare logicamente che si secca. Diciamo che è il momento un po' più stancante per quanto riguarda l'attesa, perché noi adesso dobbiamo aspettare il seccaggio di ogni cosa, quindi adesso per esempio bisogna aspettare domani mattina, poi domani mattina bisogna passare il trasparente e quindi bisogna aspettare poi ancora, cioè conviene sempre aspettare ancora almeno una mezza giornata prima di effettuare l'altra sfumatura, poi dobbiamo aspettare, facciamo l'altra sfumatura, dobbiamo aspettare che si secca l'altra sfumatura e poi dobbiamo passare il trasparente, quindi dobbiamo sempre aspettare. Purtroppo è così, quindi per far uscire un lavoro bene bisogna perdere un po' di tempo, questo è il discorso, è questo qui. Ok ragazzi, allora adesso ci lasciamo e quindi a domani, ciao ciao a tutti.